Ragazzi, Sofì è una sonnambula! Nel sonno cammina e fa cose mentre dorme. Mamma! Che stai facendo col piccione? No, Sofì, Sofì, non è il telefono Lalo. Questo. Ehi, sei tornato! Non è lei! Ma che schifo! Ragazzi, tutto bene ciò che finisce bene. Mi sa tanto che la nostra Sofì si è addormentata. Oh no. Che sta facendo? Silenzio, mamma mia! Le campane! Non sono le campane! Shh, fai silenzio, è notte fonda, non vuoi capire? Sono le 3 di notte e tu stai facendo un casino! Ci puoi forse far cacciare dal condominio? No, che schifo! Si sta facendo la piastra con la pannolina! Sì! Aiuto, fermiamola! Questa si mangia! No, ma dove, che schifo, hai tutti i capelli sporchi, non è rossetto. Da qui a piano, via. Togliamo questa frutta da qui. Ah, Sofì, come devo fare con te? Tieni qui, pulisciti almeno. Grazie, architetto. Architetto? No, via questo, non si mangia. Io un altro, era molto buono. Ma cosa? No, ferma. No, è molto delizioso. Basta! Ragazzi, aiutatemi, che devo fare? Non so come svegliarla. Che posso fare? Devo mettere un po' d'acqua in faccia? Oppure le faccio prendere uno spavento? La faccio saltare in aria? Aiutatemi, io... Ok, adesso è anche una sposa. Siamo qui riuniti oggi, fratelli, per celebrare il matrimonio tra Kira e Rei. Vuoi tu, Kira, prendere lei, il tuo sposo, e amarlo, onorarlo per il resto della tua vita, finché morti non vi separi, in ricchezza e in povertà, in allegria e in fantasia, in pasta e ciù? Sarà pazza, ma credetemi, è una tra le cose più divertenti che ho mai vissuto. Io vi dichiaro marito e moglie. Se qualcuno ha qualcosa da opporsi, lo dica adesso o taccia per sempre. Io avrei una cosa da oppormi. Ecco, togliamo questo. Sofì cara, ti dovresti svegliare e dovresti venire a letto perché è tardi e dobbiamo dormire. Aiuto, che sto facendo? Tu sei mio nonno. Tuo nonno? No, non sono tuo nonno. Nonnino. Sì, sono tuo nonno. Nonnino. E tuo nonno ti dice di andare nonnino, a letto a questo punto. Andiamo al bar a prenderci un caffè con i tuoi amici anziani. Ma che stai dicendo? Ma non dire queste cose. Sono molto simpatici. Dobbiamo andare a letto. Sofì, dobbiamo andare a letto. Ma lo vuoi capire? Nonnino. Scusa, nonno, ma... ho molto sonno, devo andare a letto. Adesso non ce la faccio più a stare in piedi. Ho proprio bisogno di dormire. Oh, alleluia! Finalmente l'ha capito e possiamo andare serenamente a letto. No, mi sa ancora di no. Come dire, quando non è esattamente il letto è il posto migliore dove dormire. Scusi, ma perché il mare è così agitato oggi? No, non lo so perché il mare è così agitato, ma... Questo è il tavolo dove mangiamo! Potresti almeno togliere le scarpe? Ho pagato un biglietto per andare alle Maldive e lei mi ha portato qui. Fa proprio schifo questo posto. Io volevo andare alle Maldive. Forse lei ha sbagliato destinazione. Giri la ruota. Deve girare la nave. Ma di che nave sta parlando? Capitano, posso prendere io il comando della nave? Sì, prendi anche il comando, tanto ormai. Ma siamo o no nell'Oceano Indiano? Qui non si vede niente, è tutto buio. Giro io. Vede? Ma che sta girando secondo voi? Che ci voleva? Bastava invertire la rotta. Ed eccoci qui, siamo alle Maldive. Ah, mi dia pure un bicchiere di latte di cocco e lime. Si è bloccata? Mi sa tanto che si è inceppata. Oh, uè, che succede? Schifo! Cosa ci ha messo dentro? No, non ci sta bene il limone col latte. Può mettere un po' di cannella? Grazie. Qui attorno a noi non c'è proprio nessuno che le sta servendo un cocktail.
delizioso, grazie mille avvocato. Ok, io però adesso devo tornare, ragazzi. Non posso stare qui con voi alle Maldive per troppo tempo, perché io devo andare dal mio fidanzato lui a fare lo slime. Scusate, è stato bello conoscervi. E vai, si ricorda ancora di me? Vuol dire che non è ancora tutto perso. Lui? Sì, sono qui, mi vedi? Dove hai messo le ciotole per lo slime? Le ciotole sono lì dentro. Ok. No, ma non è quella. Serve la spatola. No, ferma Sofì, aspetta un attimo. Devo prendere la spatola. Aiuto. Ragazzi, ho preso una decisione. A mali estremi e estremi rimedi. Guardate qui. Quella non è una spatola, Sofì. Si è formato lo slime viola. Nei film si vede sempre che quando devono svegliare una sonnambula gli buttano un bicchiere d'acqua in faccia. Proviamoci anche noi e speriamo che vada bene. Ok, ho messo un po' d'acqua nel bicchiere e vediamo che succede. Lui si è appiccicato lo slime ai capelli. Non riesco a toglierlo. Prendi la pinza. Lui, ma cosa fai? Ma dove sono? Perché mi hai bagnato tutta? Sto gocciolando. Buongiorno Sofì, sei veramente tu? Certo che sono io, fammi asciugare. In realtà i tuoi capelli non sono solo sporchi d'acqua, ma anche di banana. Lui, mi fai gli scherzi? Io? Ma quali scherzi? Sei tu che sei sonnambula. E girato per tutta la notte così per casa facendo... Hai cercato di fare uno slime? Hai parlato al telefono con un corvo e poi hai guardato la televisione sotto sopra e hai baciato un ragno. E io dovrei crederti. Lui, io ho dormito tutto il tempo, mi ero soltanto svegliata per bere un bicchiere d'acqua. Ok, va bene. Forse è la cosa migliore dimenticare tutto e fare finta che è stato solamente un brutto sogno. Tra l'altro è tardissimo, ho tantissimo sonno, non vedo l'ora di andare a letto. Sì, direi anch'io di scappare a letto. Quindi Team Trotte, se ancora l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale per non perdervi nessuna delle nostre folli avventure. Hai fatto un video di notte? Sì, è una lunga storia, lascia perdere. Cliccate quindi qui davanti a Sofì per iscrivervi al nostro canale, mentre cliccate qui davanti a me se vi siete persi il video di ieri. Sì, ok, ciao! Ciao!